qualcuno ha lanciato immediatamente l'allarme e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ad altre vetture. La notte scorsa, intorno alle 2:30, una Volkswagen Golf è stata data alle fiamme in via Rockefeller. Un automobilista di passaggio e alcuni residenti, che avevano sentito un boato, hanno dunque chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volanti della polizia, che stanno acquisendo informazioni per risalire il responsabile dell'ennesimo atto vandalico a danno di un'auto regolarmente parcheggiata. Ultimamente sono state presentate molte denunce per auto incendiate in diverse zone della città. Sembrerebbe però che gli episodi non siano collegati tra loro. La preoccupazione fra i cittadini, che sono costretti a tenere la loro macchina parcheggiata per strada, non avendo un posto auto, è sempre maggiore. Anche perché parrebbe che nessuno dei proprietari delle auto prese di mira abbia mai ricevuto minacce di alcun tipo, quindi l'impressione è che gli incendiari colpiscano a caso. Servirebbero più controlli, sia di giorno che di notte, è il coro generale che si solleva in questi casi. Le forze dell'ordine si prodigano ogni giorno per garantire sicurezza ai cittadini, ma con pochi mezzi e con pochi uomini, difendere capillarmente il territorio diventa un'impresa. E la notte scorsa è stata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare un'altra emergenza. Un incendio di probabile natura dolosa ha devastato il Black Duck Bazaar di via Pasquale Paoli. Sembra che i funzionari dei vigili del fuoco, dopo una prima ricognizione sul posto, non abbiano trovato nulla che faccia propendere per l'ipotesi del cortocircuito. Non ci sono testimoni di quanto è accaduto, ma un valido aiuto alle indagini affidate alla squadra mobile della questura, dopo il primo intervento della squadra volante, lo potranno fornire probabilmente le telecamere di videosorveglianza della zona. Il comune di Sennori tende la mano ai cittadini sotto sfratto per non aver pagato incolpevolmente l'affitto. Entro il 30 aprile, gli inquilini che non hanno potuto onorare il contratto d'affitto perché hanno perso il lavoro, è stato loro ridotto l'orario di servizio con il conseguente alleggerimento della busta paga, sono stati ammessi in cassa integrazione o hanno subito una grave malattia, anche di un familiare, che ha determinato la riduzione del reddito. Possono presentare una richiesta di contributo economico all'amministrazione comunale. Per essere inseriti nella relativa graduatoria per l'accesso ai contributi specifici, i richiedenti devono certificare un reddito ISEE non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Cittadinanza italiana di un paese dell'Unione Europea o nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea un regolare titolo di soggiorno. Il richiedente o altro componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare gli 8.000 euro. I cittadini in possesso dei requisiti necessari devono presentare domanda su apposito modulo indirizzata al Servizio Politiche e Sociali del Comune di Sennori, da inoltrare all'ufficio protocollo dell'ente entro e non oltre il 30 aprile 2015. In un momento in cui molte famiglie si trovano costrette ad affrontare una difficile situazione economica, è importante che i cittadini possano contare sulla presenza e sull'aiuto delle istituzioni, seppure nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ha commentato così l'assessore ai servizi sociali Mario Satta. Buongiorno e bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo il nostro sito, che è www.telegin.tv, dove ogni giorno potete trovare i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le produzioni della nostra emittente.
La commissione elettorale comunale di Porto Torres, che si è riunita il 16 aprile scorso, ha concordato i criteri per la nomina degli scrutatori, i nominativi scelti fra i disoccupati e gli inoccupati iscritti all'albo degli scrutatori del comune di Porto Torres. Gli iscritti interessati dovranno compilare e consegnare all'ufficio elettorale del comune, entro e non oltre il prossimo 30 aprile, un'apposita richiesta in duplice copia, debitamente firmata e corredata dalla copia di un documento d'identità valido. Ulteriori informazioni e la modulistica li potete trovare nella home page del comune di Porto Torres nella sezione avvisi e scadenze. Verificati i requisiti dei candidati, la commissione, in riunione formalmente convocata secondo le opportune forme di legge, procederà a nominare gli scrutatori tra i soggetti aventi i requisiti richiesti esclusivamente a seguito di pubblica estrazione da effettuarsi il prossimo 6 maggio presso la sala conferenze Filippo Canu in Corso Vittorio Emanuele 95 a Porto Torres. L'ufficio elettorale effettuerà i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. Questo era il comunicato del comune di Porto Torres. Io, come sempre, prima di chiudere, vi ricordo che dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario, naturalmente con Telegir Radio. L'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Ma sempre con me, curai. Vai in ora a mare a due che non te lo dici. Sempre i pari carreri, non li posso più la vita, pure mezzo a me moglie, ma parla civilità. Da canto so cucuiuato, mamma mia canto in mara, io canto so imbriato, chi ci manda in ora a mara. So zara mara, so zara mara, so zara mara, so zara mara, io ti ci mando. Inora mara, sozara mara, sozara mara, sozara mara, sozara mara, io ti ci mando. Inora mara, mara sotto canto se mara, la torre mamma figliola sia, se te la piglia non mi pare vero. Oh yeah. La voglio come te l'ho data, mi. Come te te la vedi. Integra. Sozzara mara. Sozzara mara.
Sottaramara, Sottaramara, io ti mando in Noramara. Sottaramara, 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 io ti mando in Noramara. Che senza marito, oh, yeah, una faccia bella ruia, ti cado dai un amico, ma la sorte che t'agoria. Mamma mia campo e mara, fra chi mentira e anna, chi ne pare dare a cara, e marano chi t'accompagna. So zara mara, so zara mara, so zara mara, so zara mara, io te si mando Sozara mara, Sozara mara, Sozara mara, Sozara mara, io ti ci mando in ora mara. Cercasi venditrice di bella presenza, Automunita, esperta in comunicazione nel settore musica, spettacolo e moda. Per informazioni contattare il numero 345 341 3811 o rivolgersi allo studio Università delle Produzioni di Piazza Università 9. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente domani alle 20.30. Ospite della puntata il poeta Antonio Cossu. La Galleria Centro d'Arte Ulisse presenta la mostra Luce dal Tibet, dedicata ai bambini esuli tibetani, fino al 24 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30, via Giovanni Pascoli 13B, Sassari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.